Un attimo che... Ecco qua. Noi, cioè, io volevo fare un intro simpatico, volevo fare una battuta, ma... Non si può. Ci siamo resi conto che nel mondo del web non è possibile essere ironici e spesso le persone prendono un po' troppo seriamente cose futili. Esatto. E quindi beccatevi l'intro serio. Esatto. Wow. Effetti speciali, esatto. Allora, faccio sempre io, devo essere sempre io. Bentornati sul nostro canale nel nuovo video. E oggi in questo video vi portiamo l'unboxing di Spirit Island. Spirit Island. Siamo leggermente in ritardo, ma come avete capito dall'intro abbiamo dovuto rilavorarci sopra, esatto, un attimino. Era già tutto pronto, ma poi la nostra... L'inferno nel web. Esatto, la nostra indole caciarone aveva portato a delle cose che poi purtroppo il mondo del web avrebbe potuto giudicare male, come è stato fatto su questo gioco. Detto ciò, partiamo invece con la scaletta. Con la scaletta e ci rimettiamo a parlare alla nostra maniera. Esatto, Spirit Island, gioco cooperativo portato in Italia dalla Genos. Aspettavamo tutti questo momento perché è uno dei cooperativi più belli che abbia mai provato. Gioco per 1-4 giocatori. Il gioco è 90-120 minuti. E finalmente posso dire che è uno dei primi cooperativi che ho giocato dove il giocatore alfa muore, che sarei io, e rompo meno con me. Rompiamo sempre le palle agli altri. Infatti, visto che è così alfa, mo lo lasciamo da parte e andiamo a vedere cosa c'è dentro alla scatola. Dove vai? Da lì non si è. C'è il computer qui, non si può. A dopo. Andiamo ad aprire e vediamo subito cosa c'è dentro. Un'altra scatola sopra. No, non è vero, è il regolamento. Allora, un regolamento bello cicciotto, sembrerebbe. Ok, sono quindi, siamo alla fine, 31 pagine di regolamento. Bel regolamento fatto bene. Allora, cominciamo a vedere che c'è dentro. Queste credo che siano le basi che formano poi la plancia di gioco. Piccole fustelle, le fusteriamo al volo visto che ne è uno solo, gettoni, quindi token. Credo che siano o punti o monete o non lo so. Poi costruire livello 1, non so cosa sia. Queste sono bandiere inglese e svedese. Plancettina con non so cos'è. È bello quando non hai, cioè non ti spoileri nulla e quindi tutto ciò che vedi è pura novità. Vai a intuito, poi se c'è azzeccato bene, se non c'è azzeccato, amen. Allora, adesso andiamo un attimo. Qui ci sono dei funghi. Esatto, mi stavo domandando, sono dei champignon. Dei champignon o sono proprio dei bottoni? Sono funghi. Funghi legnosi. Puoi provarli in diretta? No. Cioè, oddio, sì. Ne ho messo uno in bocca. Non lo vedete, ma. È vero! Fidatevi. È di legno. Oh, questi vabbè, senza che, cioè, non bisogna nemmeno dirlo, è per giocare a forza 4, fare quindi fila 3. Esatto. Ah, sono i token. Forza 4 fila 3. Forza 4 e fila 3 o no? Esatto, no? No, giusto, giusto. Sono i token dei giocatori, tutti belli separati. Esatto, sulle miniature o su queste. Andiamo a vedere, miniature. Qui c'è. Da quello che sapevo aveva delle carenze, cioè a livello di materiali, non è stato implementato. Effettivamente sai che cos'è? Sembra una plastica. Una plasticazza! La plastica dico. Quella è dura, poco gommosa, che tipo che se la tiri forte si spacca. Io la chiamo plasticazza perché è plastica del cazzo, quindi plasticazza. Qui direi invece di usarli su City Skyline, visto che non c'è niente di tutto questo. È tutta pubblicità per i giochi Genos perché siamo appassionati. Sì, sì, ultimamente non ci prendiamo, esatto, le novità tra Genos, Cranio e basta. No, forse MS Edizioni. E MS Edizioni, sì. Esatto, non ci stiamo perdendo niente. Esatto. Siamo un po' più indietro con Asmodi e. Vabbè, Asmodi, noi. Vabbè, non ce ne frega. Frega. Ciao Asmodi, ma sappiamo che non vi stiamo seguendo. Guarda, questi secondo me si rompono. Mo, cioè,
Scusa, posso sentirlo? Una per curiosità, perché non mi volevo spoilerare niente. È di una leggerezza. Però vabbè. Oddio. Cioè, l'importante è che rimangono. Esatto. A posto, rimangono dritti. Ah, perché non si piega così facilmente, eh? Cioè, nel senso, sembrano abbastanza. Dopo. Va bene, dai. Dettagli però... zero. Cioè, nel senso, esatto. Proverò, ma secondo me. Prova a zoomarvelo. Per farvi vedere, ma. Questo è la fattanza. Via, apri. Ecco, e questa è un'altra cosa che io adoro. Le bustine all'interno del gioco. Sì. Ah, è una cosa che adoro. Esatto. Che è una cosa che stiamo notando, sta spopolando anche questo. Prima non c'era questa usanza. Cioè, questa è un'accortezza, è come per dire, non mettete le cose a caso, mettetele nelle bustine. Eccole. Allora, io voglio. Ah, ma ci sono altre sfustelle. Altre sfustelle. Allora, queste credo che siano le plance spirito. Gli spiriti. Ma gli spiriti. Che sono tutti spiritosi, guarda. Io intanto ti avvantaggio l'apertura delle carte. Attenzione, qua, escono carte, fuori, cioè. Escono fuori cose dentro cose. Ma guardate quanto è bella questa. Cioè, questa scatola è veramente bella. Sei attento che la gente ti dice, eh? Ma che cazzo me ne frega? È bella perché non bisogna dirlo. Qui c'è un'altra plancetta. Vai. Prego. Allora, prego. Sono tutte carte. Che poi giù l'altro mazzo coperto. Tutte carte. Non lo so, io non so cosa fanno perché. Vabbè, ma vi interessano tutte queste carte, esatto, le potete pure vedere da soli quando lo comprate. Cioè, non è. Guarda. Ui, la paura. Guarda qua. Regno di Brandeburgo, Prussia, Regno d'Inghilterra, Regno di Svezia. Billy the Kid, chi è questo? No, scenario Blitz. Scenario Insurrezione Dan. Scenario proteggere il cuore dell'isola. Sì, giri Gianluca. Ah, no. Vediamo se c'è S di Sauro. Scenario rituale di terrore. S di Sauro non c'è. Sono arrivati i Longobardi qua. Eccoci di ritorno, abbiamo visto tutte quelle cose. Allora, parliamo quindi prettamente della estetica, esatto. E quindi delle componenti. Esatto. La fattura e la particolarità delle miniature, tutto quanto, parere mio personale, non è il massimo, perlomeno a me non danno tutta questa soddisfazione. Ma per quello che poi, avendolo anche provato e tutto quanto, alla fine, per quello che servono, vanno più che bene. Ci tengo, faccio un piccolo appunto. Se comprate un gioco da 100 euro con le miniature, dite, ma 100 euro a posto di miniature ci potevamo stare i tassellini, lo pagavamo 60. Mo ci abbiamo giocato 60 con una componentistica un po'. Non base, quella proprio base, e pigliamoci sto gioco a 100 euro. Se era 100, ci trovavi le miniature al top, però quindi, esatto. Ci sta, esatto, ci sta, noi siamo resi conto che ci sta. Tutto il resto è abbastanza, vabbè, al di là del fatto che non è stato chiaramente preso e modificato dalla Genos per poi portarlo da noi, è stato preso quel gioco, sì, stampato, sì, tradotto, chiaro, e portato, chiaro, da noi, quindi la componentistica è riferita a chi lo ha creato in precedenza. Esatto. Per il resto, comunque, ci sono le varie plance che compongono la mappa. Sì. Ci sono le carte che praticamente sono il fulcro principale del gioco. Una grafica, a mio parere, vai. Questa storia, a noi ci piace, non so se qui c'è quella cartunesca, quella un po' fumettistica. Eccolo Riders, eccolo qua, per esempio, non lo vedete, ma sta qui. Riders, architetti, ecco quello. Ma va bene tutto, cioè, no? Nel senso, esatto, quello è un parere personale. C'è, cioè, chi questa tipologia di disegno piace, magari rispetto a, esatto, te. A me non fa impazzire. Esatto. Però c'è un però. Le carte, che sono una componente fondamentale, danno veramente quella sensazione di ambientazione. Esatto. Cioè, mi volevo unire al fatto dell'unboxing con il gioco. Sì, 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 sì.
guardandolo così non capisci un granché dell'ambientazione, non ti rendi conto. Però prendendo in considerazione quello che c'è scritto, disegnato, esatto, sulla carta, ti fa sentire quell'elemento. Esatto, giocandolo lo... Esatto, lui ha giocato due volte con l'elemento quello... Bah! Io mi ero puntato. I fumi che scrosciano da e ci sta, i nomi sono... diciamo, ci stanno per la tipologia, sì, di spirito che vai a giocare. Quindi... diciamo che l'ambientazione, come già mi era stato detto, ne fa da padrona su questo gioco, cioè sì, per me sì. Poi, non lo so, vuoi dargli un voto complessivo all'esteria come facciamo di solito? Sì, un 7,5, dai, ho dato... lo voglio premiare, a me mi è piaciuto davvero tanto. Mo forse anche qui condizionato al fatto del gameplay, esatto, perché io non avevo mai provato Spirit Island edizione non in italiano, diciamo. Cavolo, mi è piaciuto tanto, non sto dai giochiamo, quindi 7,5, mi è piaciuto, è vero, non è un'ottima componentistica a livello di miniature, ma non la senti, quello che ci sente è quello che dice, quello che sentiamo, che ho sentito è quello che dice lui. Quando giochi le tue carte ti senti parte del gioco, ti senti dentro lo spirito. Ve lo state chiedendo, sicuramente state aspettando un nostro pensiero sulla, sì, storia regolamento, quindi su tutto quello, sì, che è successo. La storia carte. Noi non vi diciamo quello che pensiamo, no, e quindi ve la beccate. No. Vi dico solo che, siccome l'ho studiato io il regolamento, a tratti sì, è capitato di dire: oh, beh, guarda qui che c'è scritto, ma io l'ho studiato, l'ho capito, l'ho spiegato a lui, lo abbiamo giocato, ma a meno che non abbiamo giocato ad un altro gioco, a me non è sembrato tutto questo complicato da capire. E però la realtà dei fatti è che non parliamo, perché la mia, se ve la dico, litighiamo. Quindi ma non la trovate, la trovate. Sì, se c'è qualcosa, trovate sul web qualcosa. Quindi andatevelo a trovare se ci avete qualcosa. E niente, detto questo, è un gioco che vi consigliamo. La spesa, secondo me, vale. Sappiate, sì, questo è da precisare, che andate incontro a dei piccoli difettucci di traduzione, questo ci sta, non è che lo dobbiamo nascondere, però è un gioco valido. Se vi piacciono i cooperativi, se avete un gruppo affiatato, compratelo, perché vi porta, secondo me, ad altri livelli. Va bene, detto ciò, vi ricordiamo come al solito che se il video vi piace, vi è piaciuto, qualsiasi cosa, ci mettete un bel pollicione. Ci commentate se avete da ridire anche voi su qualcosa, se avete provato. Evitate però di rompere le palle con i commenti: ah, il regolamento, perché se no non ce ne frega un cazzo. Ve lo dico proprio sinceramente. A lui, io vi rispondo che vi diamo, l'ho detto. Ok, a me non interessa. Condividete il video se il video vi è piaciuto, volete consigliare il gioco a qualche amico. E iscrivetevi al canale perché se poi volete litigare con noi, quindi esatto, almeno rimanete aggiornati su tutte le cazzate che diciamo. Potete venire anche su Discord a litigare. Esatto, vediamo pure il link, lo mettiamo qui sotto. Se siete iscritti, attivate la campanella, perché da qui a fine anno, due video a settimana, vi arrivano le notifiche. Il venerdì Stillaf, gioco di ruolo, domenica giochi da tavolo e tutto il resto. Non so come si fa. Ah, la Disc faceva così. Venerdì e domenica. Okay. Arrivederci, quindi è tutto anche per oggi. Ciao! Ciao! How far can we get if we sail a little bit higher?